Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel nostro angolo della rasatura. Allora, oggi ripartiamo con un nuovo video della testa, un periodo leggermente più tranquillo che mi consente quindi di rifare magari un paio di video a settimana. L'immancabile ambulanza sull'esterno e Massimino che è qui con me sta giocando in camera e mi fa compagnia per la sbarba pelata. Allora, noi stiamo girando in differita, stiamo girando di sabato mattina, sabato 19 marzo, quindi colgo l'occasione intanto per fare gli auguri a tutti i papà. Ovviamente saranno auguri che riceverete con qualche giorno di ritardo, ma non importa, l'importante è farli, quindi auguri veramente di cuore a tutti i papà. Allora, per quanto riguarda la sbarbata di questa mattina della testa, la sbarba pelata, userò alcuni prodotti che vedremo anche nel successivo video tradizionale della sbarbata. In particolare vedremo sicuramente il sapone, la crema da barba. Utilizzerò un prodotto di Extrocosmesi dedicato anche in questo caso a una regione d'Italia, ovvero la Puglia. E in particolare il sapone è il Conte di Puglia, che Extrocosmesi ha sviluppato in collaborazione con un amico di Extro che è Rocco Contini, che colgo l'occasione per salutare. Ciao Rocco! Conte di Puglia, andremo ad approfondire quella che è a parlare della meccanica generale della protezione della scorrevolezza e soprattutto della profumazione che è ottima nel video della sbarbata, ma vi posso dire che è una profumazione veramente ottima, complessa, sofisticata e secondo me un prodotto che può essere usato tutto l'anno, ma che si presta in maniera ottimale a essere usato da ora in avanti. Veramente molto elegante e davvero davvero buono. Per quanto riguarda il pennello, una setola di maiale che vedremo anche nel video della sbarbata. Questa mattina utilizzo il Semog 820, che abbiamo già visto in diversi video. Uno dei miei pennelli preferiti, sapete che io adoro i Semog come gli Zenith, sono due dei marchi che più utilizzo e che più mi piacciono. Pennello che ho utilizzato tutta la settimana, sia per farmi la testa che per farmi la barba, come farò successivamente. Un ottimo ciuffo, un ottimo pennello che veramente sono contentissimo di aver comprato anni fa perché si comporta in maniera splendida. Per quanto riguarda il rasoio questa mattina utilizzerò, come ho usato buona parte della settimana per farmi la testa, Lenson Medium, e ho utilizzato, come vi ho detto anche nell'altro video, il Game Changer 68P. Questi sono quelli che utilizzo di più ultimamente. Ho avuto modo di comprare poco tempo fa Lenson Medium e l'ho trovato in occasione, quindi l'ho comprato. Tra l'altro il colore che volevo, questo color petrolio, ve lo faccio vedere anche da vicino perché non so se utilizzerò nel video della sbarbata Lenson, questo qui, vedete con il suo angolo obbligato, che quindi riduce veramente al minimo le possibilità di tagliarsi, e con il particolare del manico. Angolo obbligato, quindi, come ho ripetuto nel video in cui l'ho utilizzato, o utilizziamo il suo angolo o è veramente non solo difficile tagliarsi, ma il rasoio non lavora, non fa ciò che deve fare, ovvero portare via la barba. Per quanto riguarda la testa mi ci sono trovato veramente bene e ultimamente, come ho detto nell'ultimo video, attacco la testa direttamente in contropelo. Ho trovato un po' di beneficio nel fare meno passate, quindi senza fare pelo, diciamo, obliquo e contropelo, ma vado direttamente a lavorare con movimenti brevi il contropelo. Poi magari stamattina faccio un disastro, però vi dico quello che sto sperimentando nelle ultime settimane, dato che, come sapete, non è molto che mi faccio la barba, anzi, non è molto che mi faccio la sbarba pelata, quindi i capelli, con il DE. Ti vuoi soffiare il naso? Vai, soffiati. Qui sapete, Massimino entra, chiacchiera, noi siamo fatti così, eh? Vai tranquillo Massimo, datti una bella soffiata. Facci sentire, soffia, oh, una bella stronfiata di naso, non poteva mancare.
Allora, dai ragazzi, iniziamo subito a sbarbare. Sì, ce l'ho con la sbarbata. Come? Sì, è normale. Allora, faccio andare un pochino di acqua calda e metto proprio un velo di acqua sopra il sapone per ammorbidirlo leggermente. Dimenticavo, per quanto riguarda le lamette, l'ho armato con le Gillette Sharp Edge, eccole qui. Anche queste ve le faccio vedere perché non so se le userò anche nel video della sbarbata. Sarei tentato per sbarbarmi dopo o di utilizzare Lenson Medium o di utilizzare, come ho fatto in settimana, il Pils 101 armato con le Feather. Non lo so, era tanto che non lo usavo, mi sono trovato bene. Boh, valuterò. Allora, intanto cominciamo a prelevare il sapone e a farci la testa. Come al solito, andiamo a prelevare all'interno della confezione. Mamma mia, profumazione buonissima, veramente buona. Ma non voglio dire molto di più. Ne andremo a parlare in maniera più approfondita nel video della testa. Video, ragazzi, che vedrete tra lunedì e giovedì, in base a quando riesco a montarli. Allora, io direi che qui ci siamo già perché basta veramente poco. Vai. Sciacquiamo la confezione. So di essere monotono, noioso e poco interessante, però come sempre sciacquo il sapone all'interno a testa in giù per 5-6 ore, poi a testa in su altre 5-6 ore, anche una nottata intera. Non succede niente. Mi bagno la testa. Sbarbate della testa, ragazzi, che sono un modo anche per stare un po' in vostra compagnia e crescere insieme, perché come vi ho detto la testa col DA io la sto facendo da poco e quindi devo prenderci sempre un po' la mano. Pennello utilizzato tutta la settimana. Fra testa e viso, questo sarà l'utilizzo almeno 10-11 volte l'ho utilizzato. Non fa una piega, si comporta da Dio. Ho utilizzato diversi saponi, non solo Conte di Puglia. Guardate, lo vedremo nel video della rasatura, del viso. Però guardate già come lavora questo sapone qui. Ha una profumazione buonissima e a livello meccanico, mamma mia, non si dice niente. Guardate qua. Vai, iniziamo quindi la sbarbapelata con Lenson Medium armato con le Gillette Sharp Edge e proviamo ad andare immediatamente in contropelo perché non so, ma ho trovato effettivamente un pochino più di beneficio. Non che non mi sia procurato qualche tagliettino, per carità, però mi sono trovato un po' meglio. Ti sei tagliata anche te? Capita, magari Massimo, a volte sai, un colpetto, diamo. Faccio movimenti brevi. Ecco, rasoio comunque sia, si pulisce
discretamente bene. I capelli li ho fatti 2 giorni fa. Allora, l'Hanson l'ho utilizzato in settimana anche per sbarbarmi e devo dire che, soprattutto armato con le feather, mi sono trovato molto bene. Sono trovato molto bene, sbarbata super confortevole e anche con una discreta profondità. Quindi lo rivedremo sicuramente in video perché tempo fa non, come ho detto anche durante le live insieme a Bruno, Andrea e Marco, non sono mai rimasto particolarmente colpito da questo rasoio. E invece devo dire che utilizzandolo con calma, provandolo e riprovandolo, mi sta facendo un po' ricredere. Perfetto soprattutto quando magari vogliamo fare una sbarbata proprio easy, un po' veloce, senza troppo impegno. Tanto rivedremo anche questo, ragazzi. Faccio movimenti brevi, perché ho notato che quando attacco direttamente in contropelo ho meno problemi a fare movimenti corti. Chi è Massimo? Con che giochi? Ah, stavi leggendo un libro? Il librino? Te l'ho comprato io, sì. È bello, vero? È troppo grosso perché almeno puoi leggere tanto, no? L'albero che c'ha gli occhi e che fa le che c'ha la È perché bocca. quello lì è un albero magico, Massimo, eh? Quello lì è l'albero parlante. A volte, Massimo, sarebbe meglio parlare con un albero che con le persone. In base alle persone. Al tuo asilo non ci sono gli alberi? Ah, meno male. E non parlano perché si vede che non sono magici. Ora non ti preoccupare che un giorno con papà troviamo anche gli alberi magici che parlano, vai tranquillo. Si va nel bosco e li andiamo a cercare, eh? Allora, facciamo la parte sopra. Ragazzi, devo sempre farci un po' la mano, alla testa. Ci sto lavorando. Se no, Massimo, mi taglio. E devo un pochino. No, no, faccio piano, vai tranquillo. Sto prendendo la mano, piano piano. Ho riprovato anche ad utilizzare il multilama per avere un riscontro. Devo dire che il comfort che dà il double edge, il multilama no. Multilama l'ho riutilizzato, chiaramente, però sento che strappa un po'. Onestamente, il taglio del DE è discretamente più netto, più deciso. Lo trovo sinceramente più confortevole, ecco. Poi magari bisogna fare qualche piccola correzione, però niente di particolare. Allora, mi sciacquo la testa. E cerchiamo di capire dove dobbiamo andare a correggere. Allora, perché ho iniziato a fare direttamente il contropelo? Perché un ragazzo in un video mi aveva consigliato di andarmi a vedere i video di sbarbate della testa di un ragazzo, mi sembra americano, ora non ricordo il nome.
E avevo visto cominciare a farsi la testa direttamente in contropelo. Ho detto, ma cavolo, fammi provare anche a me. E devo dire che io ho trovato beneficio. Ho trovato beneficio perché con una sola passata e poi qualche ritocco come sto facendo ora, chiaramente dove sento qualche isola di pelo rimasta perché non ho ancora magari una buona mano da togliere tutto, ho beneficio, ho meno irritazioni, rischio di tagliarmi meno, ho un risultato comunque sia veramente ottimo perché a parte, ripeto, qualche isola di pelo dovuta alla mia ancora scarsa esperienza, riesco a ottenere un risultato davvero ottimo, veramente ottimo e molto molto confortevole. Quindi ringrazio questo ragazzo, ora non ricordo il nome, che mi ha suggerito di andarmi a vedere questi video perché sono stati comunque sia un toccasana. Allora, mi sciacquo un secondo. E direi che ci siamo, anche perché non ho fatto particolari danni, se non forse un brufoletto portato via qui, ma direi che tutto sommato ci siamo. Macchie di sangue non ne vedo. Beh, allora ragazzi, intanto diciamo, sbarba pelata, venuta e direi discretamente bene. Molto confortevole, molto buono. Il sapone si è comportato benissimo, a parte ora lo vedremo nel video della sbarbata, dove devo stare attento anche a questo brufolo qua che mi sta venendo fuori. Parliamo un secondo soprattutto del rasoio. Allora, ho utilizzato Lenson Medium. È un rasoio che avevo utilizzato mesi fa per la sbarbata, non mi era piaciuto. Come vi ho detto durante la sbarba pelata, l'ho utilizzato nuovamente anche per il volto e ho un po' cambiato idea perché armato con la giusta lametta mi ha fatto veramente ottenere delle ottime sbarbate molto confortevoli, molto dolci e anche discretamente profonde. Perfetto per sbarbate leggere, senza pensieri, veloci, è un po' come usare un multilama, vado e via, magari sono in ritardo, devo andare a lavoro, non voglio impegnarmi più di tanto, passo, tendo bene la pelle e questo comunque sia fa il suo lavoro in maniera egregia. Per quanto riguarda la testa, allora per quanto riguarda la testa, io nelle ultime settimane ho usato solo questi due, il Game Changer 68P, Lenson Medium e ho provato a riutilizzare il multilama. Come ho detto, il multilama lo sento, non lo sento più scorrevole, lo sento che gratta un po'. Ora come ora lo utilizzerei solo con capelli di un giorno, molto corti. Come vado già sui 2 o 3 giorni sento strappare. Ho provato ad andare in contropelo su dei capelli di 2 giorni e mi sentivo veramente fare un po' male. Già con un Enson Medium assolutamente no, passa, non sento strappare, non sento dolore. Ancor meno ad esempio con il Game Changer 68P. Quindi, secondo me, il Lenson Medium è un'ottima soluzione per chi vuole farsi i capelli, la testa con il DE. Parlo da principiante perché, come sapete, da pochissimo ho iniziato a farmi la testa con il DE. Sicuramente lo riutilizzeremo in futuro. Vi dirò ancora meglio quelle che sono le mie opinioni perché riutilizzerò questo e piano piano vorrei utilizzare quasi tutti i rasoi che possiedo. Dico quasi perché per alcuni probabilmente devo avere ancora più esperienza. Quindi, sbarba pelata fatta con Lenson Medium, ottimo secondo me rasoio per chi vuole iniziare a farsi la testa con il DE, veramente ottimo. Il libro è lunghissimo, leggilo con calma, non ti preoccupare. Allora ragazzi, video della sbarba pelata fatta, probabilmente uscirà, lo vedrete tra lunedì e giovedì. Adesso sistemo un pochino le cose e inizio il video della sbarbata vera e propria. Mi raccomando, se questa sbarba pelata vi è piaciuta, lasciate un bel pollicione in su, un bel like e iscrivetevi al canale. Io ragazzi, auguro di nuovo a tutti i papà un'ottima festa del papà, faccio a tutti voi un grande augurio, anche se lo vedrete in ritardo, in differita, da parte mia, da parte di Massimo. E ci vediamo
a brevissimo con il video della sbarbata e spero la prossima settimana con una nuova sbarba pelata. Buona giornata a tutti, ragazzi, a presto. Ciao!